Ciao a tutti, questa volta ho voluto veganizzare un piatto di uno chef che seguo, che si chiama Pasquale Laera, del ristorante Borgo Sant'Anna. È un piatto che mi è sempre piaciuto e lo volevo sempre veganizzare, alla fine l'ho fatto. Sono delle melanzane della varietà Perlina, accompagnate da una colatura di burrata. Io ho utilizzato la mia burrata vegetale, la trovate nelle schede o anche sotto nel box informazioni, vi lascio il link, con della polvere di pomodoro essiccato e del basilico essiccato. E poi un pane tricolore, sempre al gusto di basilico e pomodoro. Vediamo assieme come farlo. Ho sbianchito del basilico, quindi sbollentato qualche secondo e poi messo in acqua ghiacciata e l'ho frullato con un pochino della stessa acqua ghiacciata per ricavarne proprio un estratto, un succo. Non ho utilizzato l'estrattore perché secondo me se ne consuma troppo. E poi l'ho filtrato con una garza da cucina per ottenerne il quantitativo che a noi serve, che sono 110 grammi circa. Poi ho sciolto il lievito con un pochino di acqua tiepida. E l'ho aggiunto alla farina, la polvere di basilico, l'estratto di basilico, il lievito e ho mischiato bene per ottenere un panetto. Ho messo anche un pizzico di sale e poi ho impastato bene una decina di minuti circa per ottenere un bel panetto elastico. E questa sarà la parte verde del nostro pane. Lo mettiamo in una ciotola coperto da pellicola e lo lasciamo lievitare 2 ore circa. Poi ho fatto la parte rossa, sempre con la farina, la polvere di pomodoro essiccato, il lievito, sempre sciolto in un po' d'acqua. L'estratto di pomodoro e il sale. Se vogliamo possiamo aggiungere un pochino di colorante rosso, quelli naturali, per dargli una colorazione ancora più viva. Anche qui ho formato il panetto e lo lascio riposare coperto da pellicola 2 ore. E poi infine la parte bianca, che è sempre farina. Il lievito con un pizzico di sale e l'acqua. Allo stesso modo formiamo il nostro panetto e lo lasciamo lievitare 2 ore. Alla fine della lievitazione prendiamo i nostri panetti e formiamo dei salsicciotti che metteremo poi in uno stampo da plum cake foderato di carta forno. Copriamo con della pellicola e lasciamo lievitare ancora un'oretta. Nel frattempo prendiamo metà mozzarella o burrata, io vi lascio il link della burrata, la frulliamo con un pochino di latte di soia per ottenere la colatura di burrata, la colatura di mozzarella, quella che utilizziamo, che è una crema bella liscia, vellutata di mozzarella vegetale.
Quando il nostro pane è lievitato, lo mettiamo in forno a 180 gradi per 30-40 minuti, deve essere proprio come vuoto dentro, leggero. Lo spennelliamo un pochino con dell'olio d'oliva e mettiamo sopra dei semi di papavero. Poi friggiamo le melanzane della varietà Perlina in olio di girasole. E le mettiamo su un foglio di carta assorbente. Intanto prepariamo per laccarle, per lucidarle, dello sciroppo d'acero e un pochino di aceto di mele. La ricetta è finita, impiattiamo con due melanzane, la polvere di pomodoro essiccato. La colatura di burrata o di mozzarella vegetale, un pochino, un pizzico di polvere di basilico e il nostro pane tricolore. La ricetta è finita, spero che vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao!